Parliamo di riposizionamento delle imprese. Le imprese hanno bisogno di riposizionarsi per essere maggiormente competitive. E allora su dove incidere? Quale leva utilizzare? Ricerca e sviluppo? Un sostegno forte della pubblica amministrazione? Una incentivazione attraverso la fiscalizzazione? Quale di queste azioni può essere maggiormente efficace per aiutare il riposizionamento competitivo? Ma io ritengo che, ad esempio, il ruolo della pubblica amministrazione soprattutto per il mercato italiano potrebbe essere un ruolo molto importante, nel senso che mentre sostanzialmente le imprese sono sicuramente in questo momento impattate, in particolare più che in passato, dalla crisi, la pubblica amministrazione per la propria struttura non ha sostanzialmente subito gli stessi effetti negativi di questa crisi e potrebbe essere il veicolo per poter rilanciare lo sviluppo all'interno del nostro paese. Quindi ritengo che ad esempio investimenti importanti alla pubblica amministrazione su temi infrastrutturali potrebbero consentire di creare un nuovo movimento per poter rilanciare le imprese in un contesto che in questo momento è piuttosto stagnante. Ma guarda, allora, l'incentivazione fiscale sarebbe fantastica, ma credo che risolva solo una parte del problema, perché poi bisogna capire i soldi in più come spenderli. E allora io credo che per spendere questi soldi, che ci siano, che ci saranno in più o comunque quei pochi che già ci sono, l'azienda deve innovare, deve fare ricerca e sviluppo. Credo che sia questo il punto fondamentale, la forza di quello che noi vediamo, tutto quello che noi percepiamo oggi, che ci arriva dagli Stati Uniti, ci arriva da altri paesi, è perché sono nazioni abituate a mettere la ricerca e lo sviluppo al primo posto. Quindi le aziende italiane devono darsi una scossa, devono capire che forse non devono continuare a vivere sugli allori del passato, anche quando ci sono e sono importanti, ma devono uscire dal loro guscio, devono cominciare a guardare fuori, a capire come i loro prodotti devono evolversi, come magari si possono fare altre cose che non sono necessariamente correlate alla mission aziendale, ma che poi portano a un ritorno di know-how, di esperienza e anche sui prodotti. Quindi credo che sia questa la cosa fondamentale, aprire la mente dei manager, fargli capire che devono guardare fuori e mai sempre troppo all'interno delle loro aziende e perché no, molto spesso le idee migliori arrivano da persone che bisogna interpellare, che quindi è importante coinvolgere, e quindi questo intendo non solo i consumatori diretti ma anche per esempio le università, che sono in questo momento usate come bacini di stage e non invece come bacini di eccellenza, dove ci sono invece delle persone in gambissima, dei ricercatori favolosi, dei geni che sono costretti ad andare all'estero. La cosa che a me stupisce sempre è vedere dei nomi italiani finanziati per milioni di dollari nelle start-up americane, quando qui in Italia invece probabilmente hanno fatto anche dei colloqui, hanno presentato delle idee, ma nessuno li ha ascoltati. Quindi questo è il monito. L'eccellenza a casa nostra l'abbiamo, non facciamo che scappino e vadano all'estero. Quindi ricerca e sviluppo innanzitutto, ma grande attenzione alle persone. Ma io credo che un'impresa oggi deve confrontarsi con un mercato che si evolve e quindi abbia bisogno di trovare delle leve interne di riposizionamento, quindi che agiscano sulle variabili economiche, quali i costi, attenzione agli investimenti, focalizzazione, e sul lato del business altrettanto focalizzazione su certi mercati e su certi business. Sicuramente snellire il rapporto con la pubblica amministrazione attraverso nuove piattaforme digitali e poi finalmente portare in Italia anche qualche provvedimento che possa sgravare le aziende che investono, per esempio che reinvestono gli utili in innovazione. Io credo che questi sono i due punti fondamentali. Poi le imprese italiane sappiamo che hanno anche un problema storico di sottocapitalizzazione e quindi anche in questo caso gli imprenditori dovranno puntare su una maggiore capitalizzazione, puntando non solo sull'export, che tradizionalmente è il nostro fiore all'occhiello, speriamo che continui a essere così, ma anche e soprattutto sui mercati interni.